Oh, guarda, i Saiyan sono arrivati. Ma qualcuno è troppo grosso per uscire dal suo pod. Puff. La Madonna. Che bel pancino che abbiamo, eh. Mister incredibile. Alcune delle difese dell'isola sono sì? ancora attive. Ottimo. Guarda, mi fa piacere che alcune delle difese... Bob. Non va bene. Non va bene sto fiatone. Le armi automatiche attaccheranno ogni nemico vicino. Riparati dai loro attacchi e distruggile mentre si ricaricano. Puff, 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 puff. Molto in forma. Beh, che cosa abbiamo qui? Ecco fatto. Semplice, pulito. E soprattutto non abbiamo preso danno. Dai. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Uff. Appena in tempo, eh. Questa l'abbiamo evitata. Ma va? Ma guarda che dettaglio. Ah no, invece era il proiettile. Pensavo avessimo... Pensavo avessimo rotto il muro di roccia con un pugno. Invece era il proiettile. Per fortuna invece che sparare raffiche incredibili di proiettili, ne sparano uno ogni... cioè, ne sparano tre in croce. A parte che veramente in questa fase di gioco sei... cioè, i pugni li tiri in avanti, non va bene. Ah, ma posso... e allora è semplice, via. Sono come gli insetti, sono dappertutto. Eh certo. Questo posso prenderlo? Serve un passaggio? Sì, ma penso che esploda, quindi... meglio evitare. Tieni premuto X, giusto, questo me lo giusto. Prendo. Giusto, giusto. Ma posso arrampicarmi qua? Allora, fosse un altro gioco ti direi che questa è una zona assolutamente dove arrampicarsi. Tipo Darksiders mi arrampicherei lì sicuramente. Qua a quanto pare non è così. Certo, come no. Ah, ma ecco un altro metodo. Che scemo, perché non ci ho pensato? È il metodo più facile per... sì, puoi anche scappare, che tanto non cambia nulla. Ma puoi anche scappare... avrei bisogno di qualcosa da lanciargli, se fosse possibile. Puoi anche scappare e poi colpirlo lo stesso. Vieni qua. Beh, che cosa abbiamo qui? Dei droidi che cercano di ucciderti, signore. E non riesco neanche a colpirli, questo vuol dire che semplicemente ce ne andiamo da qua. Ah, ok. Il Lama Robot è un robot terrestre da attacco, armato di lame affilate. Chi l'avrebbe mai detto? Evita le sue aggressioni e attaccalo quando è vulnerabile. Ovvero basta che gli lanci addosso qualcosa e lui si diventa vulnerabile? A me va bene uguale, nel senso... però non mi va bene in realtà che ancora... ma... scusami. Meno male che è andato in acqua. Ah, ecco. Perfetto. Penso sia più rotto di così non si può. Dicevo, io volevo prendere questo. Mi sa che tanto i robot qua sopra non mi danno più fastidio. Questo vuol dire... ok. Questo vuol dire, volevo dire, che non so dove andare. Cioè, in teoria basta che vado di là, è vero, però. Ma dici che ci arrivo? Ma lo fai in automatico? Ma scusami. Boh, va bene così, guarda. Ok, per un attimo pensavo dovessi prenderlo e lanciarlo via. Questo devo lanciarlo via. Afferrare il dispositivo. Tieni. Tieni. Bello. Ah, no, aspetta. Non l'ho capito. Ah, ma...
Dovevo solo girarlo. Io pensavo dovessi prenderlo e lanciarlo. Non sono molto in forma. Eh no, con tutto sto fiatone. Ci credo bene che non sei in forma, amico mio. Allora, il robot lì però centro. Mi segue. Aia. Vai via. Stavo dicendo, il robottino ti qua si sotto con mister incredibile. Aio. Aia, questo ha fatto male. Ecco fatto. Posso prenderlo? No, direi di no. E credo che lui appaia da qua. Non ti risparmio niente. Ma a me sembra tanto di poterlo prendere. Come devo fare qua? A me sa tanto di oggetto che io possa prendere quello. E quando mai? Ah, ma posso prenderlo quando... Che stronzo che sono. Che cosa abbiamo qui? Allora. Vieni, prendi. E basta. Oh. Non riesco a capirle le tempistiche di sto robot. Non riesco, sono coglione io, probabile. Guarda, mi fa danno quando non deve. Serve un passaggio? Boh, e adesso me lo fa prendere. Prima non me l'ha fatto prendere fin... che nervoso ste stronzate. Sono dappertutto. Guarda, guarda che non me lo fa prendere. Madonna mia. Becca. Madonna mia, era una cavolata. Spero che quella sia una cura. Spero che quel coso regga il mio peso. Ma sì che lo regge. Ah, ma io posso andare in acqua. Ma davvero? Il problema però è un altro. Mi devo rifare tutto il percorso. Proviamo di qua. Hoppla. Ma io non ho capito. Ora sì. Ah, che bastava muovo. Saltare. Allora, qua con calma, giusto, un secondo. Giusto. Ecco fatto. Iniziamo a occuparci della cosa più fastidiosa. No, 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 non cadere, non t'azzardare. Dov'è la pallina? Eccola lì, che continua a girare. Ma a sto punto la lascerei lì a morire. E come passo di qua? Saltando. Si va in scena. Vai, 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 vai. Ok, calma. Eccoci qua, perfetto. E ora dell'incredibile. Calmo. Ecco fatto. Il problema è che io non ho capito come uccidere questo qua volante. Aia. Dicevo, non ho capito. Che palle. Allora, aspettiamo uno. Aspettiamo l'altro. Ed eccoci qua, perfetto. Vabbè, questo ce l'abbiamo pieno, immagino. Quella è una cura? Sì che è una cura. Io come passo, però? Dio mio. Forse è ora di andare in pensione. Bene. Si va in scena. Beccati questo. E rieccoci qua, per fortuna. Allora, i cattivi sono come gli insetti. Ok, questo. Oi. Ma chi mi ha colpito? Beh, che cosa abbiamo qui? Cosa mi ha colpito, scusami? Ah, sei tu! Non sei un po' in babba? Vabbè, guarda. Ah.
I cattivi sono come gli insetti. Sì. Sono dappertutto. I cattivi sono come le cipolle. Puzzano. Sì. Uno. Due. E spero di arrivarci. Tre. Non ci siamo arrivati mai. Chi vuol farsi sotto con Mister Incredibile? Speriamo che qua vada bene. Due e tre. Perfetto, a pelo. Con calma che qua siamo sotto tiro. Aia, che male. Dicevo, siamo sotto tiro da tutti i lati. Preso. Serve un passaggio? Io a te ti butto via. Addio. E questo lo abbassiamo. Oh, madonna mia. Meno male che abbiamo tirato giù l'ascensore, perché rifarmi di nuovo. Rifarmi di nuovo sto percorso. Per un attimo ho pensato che non salisse più. Ho detto no, ti prego. Allora, giriamo di nuovo sto coso. Qua dovrebbe andare bene. Fermati, fermati. Ok. Due e vai. Beh, che cosa abbiamo? Quanto lontano. Secondo voi se vado di qua appare un piranha gigante mi mangia? Per fortuna c'era l'ascensore. Beccati questo. Oh la madonna, troppo vicino addirittura. Ma ancora vivo sei. Ecco fatto. Allora, io come passo da quel lato ora? Bella domanda. Credo che debba passare di qua. Ah, c'era l'albero, perfetto. E ora dell'incredibile. 3, 2, 1, vai! Perfetto, siamo arrivati senza morire. Questo ovviamente elettrificato, quando mai. E dai, aggrappati. Posso romperlo? No, non posso romperlo. Beccati questo. E beccati questo. Tu vabbè, per adesso stai lì. Perché da qui ok, da lì non ti prendevo. Da qui li ho preso tutti e due. Ottimo. Spegniamo sto robo. Ok, la mia idea sarebbe lanciargli anche della roba, ma non ho più nulla. Se avessi preso i due robot... No, i due robottini volanti forse ce la facevamo. Se li avessi... E ormai mi sa che... Vabbè, ce la facciamo a tempo. Madonna mia. Ce l'abbiamo fatta proprio pelo pelo, mi sa, Chi vuol farsi Ma proprio pelo pelo pelo. Ecco qua. E ora andiamo di qua. Ecco fatto. Caduto. Allora, si prosegue. Perfetto. Perché ce ne sono due? Perché ce ne sono due? Perché ce ne sono due? Maledizione! Allora, fermo, fermo, fermo. Una mi serve. Beccati questo. Uff. Ok, me ne serve ancora una. No, vabbè, non serviva in realtà, però. Anche perché mi sa che dobbiamo passare da quel lato. Ecco fa. Non serviva a niente quello che ho fatto io, va bene. Forse questo è uno shortcut, può essere. L'ora dell'incredibile. Ehi, 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 ehi. Aio! Ma porca puttana. Dai, buono! Tutto sto fuoco! Allora, o è uno shortcut, o tutta questa difesa mi sembrava eccessiva. O è la strada giusta, per carità. Però io ho bisogno di una cura. E lì c'è una cura e uno dei segreti. Per fortuna siamo tornati indietro. Ottimo. Hai sbloccato un bonus. Grazie, ma fammi passare prima da quella parte. Prima di festeggiare. Ok, e ora si prosegue. Devo tornare in forma. Allora, qua c'è una scatola. Ehi, vieni qui. Preso. Che culo. Cosa abbiamo qui? Tu vieni qua. Preso. Preso.
Ehi, dai! Ma che palle! Dov'è il pezzo? Dov'è il pezzo che voglio lanciarglielo addosso? E niente, è caduto in acqua, va bene, non importa. Ci arrivo da qua? No, ovviamente, perché lui riesce a saltare solamente nei punti in cui i sassi sono abbastanza bassi da arrivarci, va bene. Becca di questo. Ok. È chiaro che questa parte la devi fare esattamente questo modo. Se non fosse che non riesci a prenderli quando loro ti sparano. E a volte i pezzi finiscono in acqua. Irrimediabilmente anche, vorrei aggiungere. Vieni qua. Aia, dolore. Ecco fatto. Prendilo, per favore. Tu vai di qua. Sono come gli insetti. Come le cipolle. Dove sei? Dove è andato il pezzo? Oh, che palle che finiscono in acqua. Ehi, ehi, ehi. Dov'è? Dov'è il pezzo? Ma perché spariscono? Madonna mia. Becca di questo. Prendi. Ok, noi dobbiamo andare lì, prendere il... quella specie di tubo e andare dall'altra parte. Giusto? Ecco fatto. Quindi con calma prendi, passa da questa parte e, visto che già ci sei, vai anche a prenderti il segreto, che è un bonus, però fa niente. I bonus sono pur sempre segreti. Dove devo andare? Di qua? Sembrava la via giusta, effettivamente. No, dove dobbiamo andare? Ah, giusto, la solita palma magica che ci fa andare dalle altre parti. Sì, è volato. Quante chilocalorie? 1253. Beh, beh.